Foro Bonaparte, Milano fuori salone. Perché le telecamere di Archinews 24 sono qui? Perché tra qualche istante verrà ufficializzato il passaggio delle consegne tra il gruppo Florim, l'acquirente, e il marchio, il brand Cedit, Ceramiche d'Italia. Un'azienda storica fondata alla fine degli anni 40 che ha dominato la scena della progettazione architetturale nel nostro paese con collaborazioni con i principali studi di architettura. Far rivivere per noi la Cedit è sicuramente un impegno, ma è così un cercare di avvicinare quello che è il nostro prodotto, la ceramica, che è un prodotto nobile, agli artisti, agli architetti, all'interior design, cosa che la Cedit, la passata Cedit, faceva. Oggi con le lastre, con i grandi formati, sicuramente è più facile per un artista potersi esprimere come che la lastra fosse una tela, in sostanza. È interessante come sfida, perché parliamo di uno dei più grandi gruppi industriali della ceramica che rilancia un marchio dove c'è una grande contaminazione di creatività, per cui è un equilibrio tra quello che è la creatività e la tecnologia, l'innovazione. Da una parte abbiamo una realtà internazionale che è affermata in tutto il mondo come Florim, e Cedit, che è un piccolo laboratorio, un piccolo ma diventerà sempre più grande, laboratorio dove le idee dei designer o degli artisti possono diventare un prodotto industriale che può in qualche modo essere distribuito e apprezzato in tutto il mondo. È un equilibrio estremamente interessante, un mix interessante. Quello che mi ha incantato è la tecnologia di queste grandissime lastre, che credo che incantino qualsiasi artista, cioè non sono l'unico che si è fatto suggestionare. E la cosa che mi aveva incuriosito e che mi ha molto anche appassionato era l'idea che nell'architettura nuova potesse entrarci una parete che invece raccontasse un passato. La parete dimenticata è un po' anche questa idea di un manto che ritorna sulla parete nuova. A noi interessava avere e utilizzare per l'architettura una collezione di lastre in ceramica in metallo, e quindi riuscire a produrre una linea che abbiamo chiamato Metamorfosi di lastre di metallo, però prodotte in ceramica. C'è una motivazione, c'è un perché. Noi lavoriamo molto in tantissimi nostri progetti utilizzando l'acciaio, il ferro nero, il corten, l'acciaio inox, l'ottone, i bronzi. Questi materiali sentono il tempo e cambiano, hanno una metamorfosi continua, e l'obiettivo spesso è quello di fermare la patina nel momento in cui raggiunge la sua massima espressività. E in realtà con la ceramica si riesce a realizzare una lastra che riproduce esattamente quella patina, quella consistenza, quella tattilità, quella sembianza che tu vuoi raggiungere e fermarla nel tempo. Beh, rilanciare un brand vuol dire intanto raccontare la sua storia. La Cedit ha una storia molto prestigiosa, molto famosa. Era considerata ai tempi, anche negli anni 60, la boutique un po' della ceramica, e tutti quelli che erano allora gli artisti, gli architetti che erano stati chiamati a collaborare con la Cedit sicuramente avevano avuto il pregio di avere diffuso il nome Cedit. Siamo veramente orgogliosi di aver partecipato soprattutto a questa fase del rilancio, no, creativo strutturale del marchio Cedit. Crediamo che sia un'ottima opportunità per ritornare anche a ragionare su alcuni contenuti importanti del design italiano, e quindi essere associati da subito al marchio Cedit per noi è un grande onore. Abbiamo voluto fare un po' un percorso, un viaggio all'interno delle case italiane. Abbiamo cercato di intraprendere questo percorso guardando all'interno e guardando a come il tempo ha lasciato dei segni molto profondi sulle superfici murarie,
e quindi cercando di rappresentarle in queste lastre che CEDIT presenta qui oggi. Abbiamo voluto interpretare la materia del cemento, che a noi affascina tantissimo per le sue potenzialità, per la possibilità di creare forme molto diverse, quindi abbiamo voluto anche un po' interpretarla attraverso lo studio della materia e soprattutto delle superfici, quindi quello che è la parte più sensoriale legata alla superficie della lastra. Abbiamo iniziato questo progetto con Giorgio Griffa pensando che è un artista che si adatta bene a un tipo di produzione anche industriale, per cui l'idea è quella di, come dire, rendere accessibile l'arte a tutti e soprattutto di creare dei veri e propri ambienti artistici, quindi delle una sorta di installazioni nei quali poi il pubblico potrà entrare, vivere. CEDIT Ceramiche d'Italia, noi facendo lavorare degli artisti italiani vorremmo così esportare il gusto nel mondo.